il senso degli insegnamenti buddisti nella nostra vita. Tutti quanti vogliono la felicità e non vogliono la sofferenza. In quel caso, quello che abbiamo bisogno di fare ciò quello che dobbiamo fare, l'essere onnisciente, non l'essere ignorante, l'onnisciente, che ha la incredibile compassione, che abbraccia tutti quanti gli esseri senzienti e anche se stesso, per ogni essere vivente. Io spesso dico, parlo delle formiche, parlo di molte formiche e così via, no? Include tutti quanti, perché ci sono molte formiche nella strada, delle volte ce ne sono di più, delle volte ce ne sono un po' meno, dipende dai tempi, no? Comunque, per ogni singola formica, per ogni singolo spirito fumenico, per ogni singolo essere umano, per Sura Asura. Non ha importanza per quanto sia piccolo. Adesso mi sono dimenticato il nome. Ci sono degli esseri senzienti nell'acqua, mi sono dimenticato il nome. So che sono nell'acqua, sono veramente piccola. Ameba forse. Ameba. Dice, cos'è ameba, ameba? Con onniscienza, che vede direttamente tutti quanti contemporaneamente, tutto quanto il futuro e contemporaneamente anche il presente, vede tutti quanti i fenomeni, ha detto, ha la compassione che abbraccia tutti quanti gli esseri, tutti gli esseri senzienti, compresi i più piccoli esseri senzienti, anche le più piccole creature. Non commettere alcuna azione negativa, e invece impegnati nelle azioni positive, costruttive, e con la compassione del perfetto potere. Non ha più altro potere che deve essere sviluppato, non c'è più compassione che deve essere sviluppata, non c'è più altra onniscienza che deve essere sviluppata, che ha tutte queste qualità, questo essere che ha tutte queste qualità, e ha dato questo consiglio, a noi esseri senzienti, di non commettere. Impegnati soltanto in azioni completamente costruttive.
sottometti la mente. No, come ho detto come all'inizio, noi siamo venuti qua per domare la vostra mente, per prendervi cura di voi stessi, per prendervi cura di voi, per non diventare dei disastri nella vita, per non essere totalmente disastro, per non essere creature del samsara, per non essere creature dei reami inferiori, di non essere creature della sofferenza dei reami inferiori per il futuro. Quindi per prendersi cura di voi stessi e prendervi cura della vostra mente. E questo è quello che siete venuti a fare qua. Se qualcuno vi chiede, per esempio, dopo un po' di tempo che non vi vede, vi chiede come stai? Ve l'ho detto delle volte, diverse volte questa cosa. Il minimo, se voi state praticando il Dharma, voi create le cause per la felicità. La vostra mente è nella virtù che crea le cause della felicità. E quindi abbandona le cause della sofferenza. Se in quel momento lì vi chiedono come stai, potete rispondere: sto bene, ok, sto bene, perché la mia mente è nella virtù. Ovvero state creando le cause per la felicità. Se voi praticate la rinuncia, rinunciando alle cause della sofferenza, che sono appunto l'attaccamento agli 8 dharma mondani, l'attaccamento all'afferrarsi ai piaceri di questa vita. E quindi l'attaccarsi, l'afferrarsi ai piaceri di questa vita. Quello è. Quelli sono gli 8 dharma mondani, e l'attaccamento ed è non virtù. Le azioni che sono fatte in quel modo diventano non virtù, eccetto la prostrazione. Tranne le processioni a Buddha, Dharma e Sangha, anche le statue, gli stupa, i testi, fare le offerte a Buddha, Dharma e Sangha. Per il potere degli oggetti sacri, anche se la vostra motivazione è basata sugli 8 dharma mondani, ovvero che attaccamento per i piaceri di questa vita, il piacere di questa vita, però le vostre azioni, le circumambulazioni, cioè le circumambulazioni a Buddha, Dharma e Sangha, gli oggetti sacri, ai testi, le statue, gli stupa, i testi, o fare offerte alle statue, gli stupa, ai testi, fare le offerte a questi oggetti,
con la circonvolazione. Queste cose immediatamente, queste cose non soltanto diventano dharma, ma diventano anche causa per l'illuminazione. Questo per il potere dell'oggetto. Non soltanto diventano dharma, diventano proprio causa per ottenere la liberazione dall'oceano di sofferenza, di sofferenza, del samsara. Anche le cause per l'illuminazione, immediatamente per il potere dell'oggetto sacro, non dalla parte della vostra motivazione, ma per il potere dell'oggetto sacro. E tranne questo, tranne queste azioni, altrimenti tutto il resto delle azioni fatte con quel tipo di mente, con gli otto dharma mondani, con l'attaccamento per i piaceri di questa vita, queste diventano soltanto cause del samsara, diventano cause del samsara, diventano cause pure per il samsara. Quindi, come appunto ha menzionato Lama Son Kapa nell'Abrim Cemmo, e questo grande commentario. Il grande commentario al sentiero graduale per l'illuminazione. Quando uno vive nella rinuncia, quando si ottiene, appunto, uno vive nella rinuncia senza sforzo, ha effettivamente la realizzazione della rinuncia, una rinuncia spontanea, senza sforzo. Quindi se rinunciare alle cause del samsara, rinunciare alle cause dei reami inferiori. Particolarmente abbiamo vari tipi di particolare attaccamento a questa vita. Ci sono tre tipi di persone, cioè la rinuncia alla felicità del samsara, delle vite future, e poi c'è la rinuncia all'attitudine autogratificante, all'egoismo, rinuncia all'egoismo, quindi rinuncia alla felicità di questa vita, rinuncia alla felicità delle vite future e la rinuncia all'egoismo. Ecco, questi sono i tre tipi di persone, i tre tipi di praticanti. Questa è una mente salubre, è una mente sana. Questa è una mente sana. Milarepa ha ottenuto lo stato unificato di Vajradhara nel breve tempo di una vita. Nel breve tempo di una vita di questi tempi degenerati. Nel breve tempo di una vita di questi tempi degenerati ha ottenuto l'illuminazione, lo stato di Buddha nel breve tempo di una vita di questi tempi degenerati. Ciò che Milarepa è stato in grado di ottenere lo stato di Buddha e quindi c'è appunto l'esempio di Milarepa che ha ottenuto l'illuminazione nel breve tempo di una vita.
che cos'è che ha fatto sì che lui ha potuto ottenere l'illuminazione? È perché ha sviluppato una mente sana. Come ha ottenuto, ha realizzato la mente sana, quello che si considera mente sana, in Occidente quando si parla di mente sana vuol dire che uno ha un attaccamento, quindi non si considera la felicità senza l'attaccamento. In Occidente c'è bisogno dell'attaccamento. Fino ad ora avete bisogno dell'attaccamento, altrimenti non si può vedere come si può vivere la vita senza attaccamento, non si riesce neanche a capire come si possa vivere la vita senza attaccamento. Tutti quanti hanno l'ignoranza, questa è la maggioranza, perché ignoranza, ma questo è lo stile della vita, questo è lo stile di vita occidentale, perché non si sa effettivamente che ci sono innumerevoli esseri santi che hanno rinunciato a questo, le cause della sofferenza. Hanno rinunciato alle cause della sofferenza, alla mente sofferente, hanno rinunciato alla mente e hanno ottenuto l'illuminazione. Innumerevoli. In Occidente non conoscono questo sentiero, non lo sanno questa parte. Ho sentito questa cosa, avete bisogno di avere attaccamento. C'è bisogno di questa attitudine autogratificante, di questo egoismo, c'è bisogno, come stile di vita occidentale, c'è bisogno dell'egoismo, del prendersi cura di se stessi. Ma penso che ci sia qualcosa che manca. La persona, sono proprio, se tu non hai, se in Occidente non hai l'egoismo, non hai l'attitudine autogratificante, c'è qualcosa di sbagliato, c'è qualcosa che non va. Ma magari dovete andare all'ospedale, dovete andare all'istituto per malati mentali. Dovete andare all'istituto per malati mentali, dovete andare al manicomio, dovete andare all'istituto per l'igiene mentale. Ma se non avete l'attitudine autogratificante o l'egoismo, ci deve essere qualcosa di sbagliato in voi. Pensano che siete completamente pazzi, completamente folli, e c'è qualcosa di sbagliato in voi, nella vostra mente c'è qualcosa che manca, perché qualcosa, siete di essere umani che non siete proprio giusti del tutto, vi manca qualche cosa, è come qualche rotella. Vedete, la cultura, la società, la cultura è la nostra società non è ancora, la società non è cambiata parecchio, però ancora non ha ancora, la maggior parte non hanno ancora sviluppato la vera conoscenza, non è ancora arrivata a una conoscenza corretta, proprio a causa della cultura che c'è nella società. Voi lo seguite e voi siete stati istruiti, quello che insegnano è questo. Quindi la mente sana, quella è la vera mente sana, senza attaccamento, ok? Ogni azione che voi fate, ogni azione che dovete fare, camminare, lavorare, dormire, mangiare, studiare il Dhamma, facendo meditazione, far sì che diventino la causa per ottenere la liberazione dal samsara. Non soltanto la meditazione, studiare il Dharma o ricevere insegnamenti, non soltanto questo, ma anche quando mangiate, dormite, camminate, lavorate, sempre, qualsiasi cosa voi facciate deve diventare la causa per la felicità ultima. La vera mente sana è quella, dovete capire, la vera mente sana è quella. Così. La vera mente soddisfatta. Veramente. L'elicottero, i milioni, trilioni di dollari, barche, qualsiasi cosa,
qualsiasi piacere uno possa possedere nel mondo. Non so neanche molto, non conosco molte cose. Tutte queste cose, no? Tutte quelle, dico tutte quelle cose, sto per includere, perché non so i nomi, tutte quelle cose che le persone ricche vogliono, anche se loro hanno tutte queste cose, però la loro mente è la più incredibilmente insoddisfatta, e sono ancora più insoddisfatti dei mendicanti che vivono nella strada e che mendicano per il cibo tutti i giorni. E sono senza tetto. Loro non hanno così tanta insoddisfazione o infelicità. Quelli che hanno invece milioni, miliardi, zilioni, trilioni di dollari, hanno tantissime cose, qualsiasi cosa loro pensano di avere, riescono ad ottenerla attraverso qualsiasi cosa loro pensano di poter ottenere per essere più felici, per rendere la mente felice, per rendere i cinque sensi soddisfatti, però non riescono a trovare la felicità. Boh, è incredibile, incredibile, incredibile. Ma c'è incredibile insoddisfazione e quindi e poi sono preoccupati di vedere che ci sono delle altre persone che diventano più ricche di quello che sono loro, che siete già ricchissimi e poi quello lì ha più potere di voi. Wow! Cioè, come c'è questa la competitività, un sacco di competizione con chi è più ricco, e poi serve a creare molto orgoglio e poi e ancora più soddisfazione. E quindi e si ha molto orgoglio, arroganza nei confronti di chi ha meno. E così il Papa anche dice, dice nel toccare la liberazione con la mano, dice i Deva e gli Asura, loro hanno le sofferenze mentali, 13 volte più sofferenza mentale degli esseri che sono negli inferni. Hanno una sofferenza mentale 13 volte più intensa della sofferenza mentale che hanno gli esseri degli inferni. Penso che abbiate, spero che abbiate visto questo. Gele Krempo, cioè, che stava insegnando il Lamri, molti molti anni fa a Delhi, e lui disse, e lui ha detto, lui disse, era fuori con c'era il sole cocente, non mi ricordo se ha detto se c'era il sole, un forte sole, comunque c'erano i lavoratori fuori, c'erano gli operai, veramente molto povere, delle persone molto semplici che lavoravano, facevano come i muratori, lavoravano per la strada e erano veramente molto semplici. E queste persone, le persone che vedevano, le persone che vivevano dentro la casa, in questi appartamenti al terzo, quarto piano, e vedevano le persone con i ventilatori in casa, e queste persone che erano sedute sulle sedie col ventilatore. Loro erano completamente attratti da quello stile di vita, quel tipo di vita. Cioè, pensavano, oh, certo, tantissima felicità in quella casa dove hanno i ventilatori, e erano praticamente attratti, e sono molto attratti da quel tipo di la vedono come una grande felicità, però ma queste persone ricche, sedute lì, loro avevano un sacco di problemi di relazioni, di problemi della famiglia, problemi di relazione, problemi degli affari.
Quindi, come ho detto anche prima, come ho detto, no? E poi c'è la paura di perdere il potere, perdere la ricchezza, di diminuire di stato sociale, c'è un sacco di competitività. E volete essere superiore agli altri, volete essere superiore a quelle altre persone che hanno potere, volete avere più potere della persona che hanno potere. E come ho detto, no? Per cui c'è talmente tanta, ci sono talmente tanti problemi mentalmente, ma tanti. Uno guarda in basso e vedono le persone lì giù, che quelle povere persone che lavorano nella nostra. Loro sono attratti da loro non hanno problemi, loro non hanno problemi. Io desidero che potrei, mi piacerebbe essere come quelle persone che sono lì nella strada, che non hanno problemi. Loro non hanno tutti questi problemi che ho io, vorrei essere come loro. E quindi sono attratte da quello, perché vedono i mendicanti o vedono le persone povere come persone che non hanno problemi, per cui vedete, quando voi avete tanti problemi, i problemi di relazioni e così via. Avete tanti problemi di relazioni o problemi negli affari. Ma vedete un uccello, per esempio, dice: non ha assolutamente problemi. Oh, quello lì non ha un problema. Magari potrei vivere come questo uccello che non ha problemi, o come questa scimmia che non ha problemi. Potrei vivere, o come questo topo che corre, no? Uno si viene attratto. Non riconoscete la loro sofferenza, non conoscete quella sofferenza. Quelle persone, cioè, i poveri sono attratti dalle persone che vivono al terzo o al quarto piano, questi qua che lavorano sotto al sole cocente, vedono le persone dentro appartamenti col ventilatore, sono attratti da loro. E quelli che sono lassù, quando uno ha tantissimi problemi, viene attratto dalle scimmie o dal topo che corre avanti e indietro. O anche da una farfalla, pensavo potessi essere una farfalla, potrei essere come un uccello. E uno viene, come sarebbe bello se potessi essere così. Quando uno ha molti problemi, viene attratto da queste, quando uno ha molti problemi, è attratto da delle situazioni apparenti di vite senza problemi. Per cui vedete, non soltanto la meditazione, ma anche studiare il Dharma e tutto questo, non solo questo. Anche il mangiare, dormire, camminare, lavorare. Se si fa con il pensiero nella rinuncia, completamente nella rinuncia, allora uno sarà libero completamente. Quando uno è libero da quel tipo di mente che è. Quel tipo di mente che è della natura della sofferenza, che porta tutte quante le sofferenze e porta 100.000 e anche più problemi nella vita. Siete completamente liberi da quello. Siete liberi dalla depressione. Qualsiasi tipo di sia la depressione, insomma, siete liberi dalla depressione e da molti problemi. L'esempio dei pensieri negativi, no? Rinunciate ai pensieri negativi. La macchina. E veramente c'è una grande felicità, la mente è completamente soddisfatta, c'è una grande soddisfazione. E quindi, care sicure, care sicure.
poi bodhicitta. C'è la bodhicitta senza sforzo o la bodhicitta con sforzo, con sforzo o con impegno si cerca di vivere la vita con la motivazione di bodhicitta. Pensando agli esseri senzienti, ad ogni essere senziente, per liberarli completamente dall'oceano di sofferenza del samsara e condurli allo stato di Buddha. Quindi questa attitudine autogratificante opposto a questo non soltanto studiare Dharma, recitare le preghiere, fare le meditazioni, mangiare, dormire, camminare, lavorare. Diventano ostacoli all'ottenimento dell'illuminazione e del beneficiare gli altri esseri senzienti e ottenere l'illuminazione. Quindi fino ad ora Guru Shakyamuni Buddha era esattamente come noi, aveva tutte quante le afflizioni mentali, i problemi. Esattamente come noi, Shakyamuni Buddha era come noi prima dell'illuminazione. E così innumerevoli Buddha erano all'inizio erano esattamente come noi, però hanno abbandonato, hanno mollato l'attitudine autogratificante, hanno abbandonato l'egoismo. Il più grande ostacolo all'ottenimento dell'illuminazione, che è la radice della sofferenza, è un ostacolo, è un grande ostacolo alla pratica del Dharma. Anche diventa la base per la magia nera, per tutto quanto. Quindi fino ad ora, quindi loro hanno cambiato la mente, loro hanno abbandonato l'attitudine autogratificante, l'egoismo. E quindi la loro mente cambiata in bodhicitta nel prendersi cura degli innumerevoli esseri senzienti. Come noi ci prendiamo cura del nostro io, loro si prendono cura degli altri esseri senzienti. E in questo modo hanno con grande gioia hanno lasciato andare l'io, l'ego, hanno lasciato andare il prendersi cura dell'io, di se stessi, con la più grande gioia, con la più grande felicità hanno mollato l'egoismo, hanno mollato il prendersi cura di se stessi con quel tipo di forza, ho perso $1,000,000 e voi avete perso qualche cosa, avete quella intensità, ho perso $1,000,000. Quindi c'è questa sensazione, c'è questo attaccamento incredibile, se ci si afferra al $1,000,000, dico ho perso $1,000,000, capite quello che vuol dire? Ecco, siete così attaccati, incredibilmente siete un tutt'uno con quello, siete così attaccati al $1,000,000. E lo perdete, c'è una grandissima perdita, una sensazione di perdita incredibile. Non così, non solo questo. Se voi dovete buttare via
se voi volete buttare via 1 miliardo di dollari perché siete così attaccati, qui, siccome avete realizzato gli svantaggi dell'attitudine autogratificante, dell'egoismo e i benefici del prendersi cura degli altri, lì voi meditate, analizzate questi due e quindi potete vedere che tutti l'incredibile, più incredibile, incredibile, i benefici del prendersi cura degli altri, i benefici sono incredibili, infiniti, illimitati come il cielo, quando prendersi cura anche soltanto di un altro essere, anche prendersi cura soltanto di un altro essere senziente, i benefici sono illimitati, vasti quanto lo spazio infinito, anche prendersi cura soltanto di un essere senziente, ottenete l'illuminazione. Prendendovi cura di uno. Dovrei menzionare questo esempio. È così che potete capire. Ma se io menziono anche soltanto un essere senziente, dovete pensare in questo modo, così capite quanta importanza prendersi cura degli altri, anche soltanto di un altro esempio, un insetto, un'altra persona. E quindi vedete. Vedete che l'attitudine autogratificante, è come un veleno che vi uccide, però è semplicemente questa vita, la mente si separa dal corpo, qualche cosa, niente, però immediatamente può andare negli inferni, negli spiriti famelici, come gli animali, se qualcuno vi uccide non è che andate a finire negli inferni semplicemente per quello, ok? Dal venire uccisi, ok? Quando le scintille del fuoco cadono sul vostro corpo, immediatamente vi siete completamente sconvolti perché vi brucia la pelle, immediatamente cercate di sguattare l'appiglio, queste scintille, perché brucia, no? Perché brucia e quindi perché è doloroso. Però sì, è vero, però questo è soltanto questo corpo, è soltanto questo corpo. Semplicemente è soltanto dove cade la scintilla che brucia la pelle lì, mentre l'attitudine autogratificante, non vi permette di ottenere l'illuminazione, non vi permette di ottenere l'illuminazione, lo stato di Buddha, per gli esseri senzienti, non soltanto, non per voi, ma per gli innumerevoli esseri senzienti, innumerevoli esseri degli inferni, degli spiriti famelici, degli animali, esseri umani. Asura, asura. La vostra attitudine autogratificante, il vostro egoismo non vi permette di ottenere lo stato di Buddha per innumerevoli esseri senzienti, affinché loro possano essere liberi dall'oceano di sofferenza del samsara e di ottenere lo stato dell'illuminazione, lo stato di Buddha, la totale cessazione di tutte le oscurazioni, il completamento di tutte le realizzazioni. E quindi il vostro egoismo vi ha tenuto nel samsara da tempo senza inizio, da vite senza inizio, le vostre rinascite senza inizio, da allora fino ad ora vi hanno tenuto nel samsara. E sempre vi hanno torturato, vi hanno costantemente vi ha torturato. Costantemente.
costantemente vi ha torturato, sempre, continuamente, non c'è un secondo di intervallo di interruzione, non c'è vacanza della dialogo di Dio, non avete una vacanza, non avete le vacanze dall'attitudine autogratificante, dall'egoismo, da rinascita senza inizio, non avete preso le vacanze dall'egoismo, dall'attitudine autogratificante, non avete fatto vacanza, quella è la vera vacanza, la migliore vacanza, essere liberi dall'attitudine autogratificante. Non avete mai avuto questo, da rinascere senza questo, dovete conoscere questo, dovete sapere queste cose. Vi ha fatto soffrire tutto il tempo, gli oceani di sofferenza degli esseri umani, erano di sofferenza, delle sofferenze di Asura, degli inferni, degli spiriti famelici, degli animali e così via. Questo wow. E anche tutti quanti gli esseri senzienti dello stato intermedio, da rinascita senza inizio fino ad ora. Questo è quello che ha causato l'egoismo. Potete immaginare? Immaginate questo? Questo è, ecco, se voi pensate bene, non riuscite neanche a respirare, ci sono dei problemi, quando ci sono dei problemi è difficile respirare, no? E così la stessa cosa qua, vedete, se voi pensate e sapete bene come funziona, non c'è assolutamente modo di cadere, di addormentarsi. Anche non riuscirete neanche a mangiare, diventa veramente una cosa completamente pericolosa, una cosa che fa paura. Non potete mangiare, non potete dormire, non potete fare, non potete bere, non potete mangiare. E quindi voi pensate. Se voi non avete realizzato Bodhicitta in questa vita e avete sempre seguite sempre l'attitudine gratificante, allora continuerete a soffrire nel samsara senza fine, ancora e ancora, da rinascita senza inizio nel samsara, e poi ancora dopo questa preziosa rinascita umana, se non avete praticato il Dhamma, se non praticate il Dhamma, se non vi impegnate a praticare il Dhamma, se non imparate il Dhamma, se non praticate il Dhamma, non realizzate il sentiero, allora ancora soffrirete nel samsara senza fine. Quindi ci sono appunto, questi sono gli svantaggi dell'attitudine autogratificante, dell'egoismo. E quindi se voi effettivamente pensate in dettaglio, è come un qualche cosa che rompe il cuore, che ti spezza il cuore pensare a queste cose qua. E quindi è il peggior nemico, l'attitudine autogratificante è il peggior nemico che ci possa essere, è il peggior Mara, il demone Mara, è l'attitudine autogratificante. Quindi cambiare. Questa è una cosa che questa nascita che abbiamo adesso è ottenuta ora, una volta, adesso che abbiamo ottenuto questa preziosa rinascita umana, non soltanto, ma abbiamo anche ottenuto una perfetta rinascita umana. Adesso, questa volta, non è sicuro per quanti giorni ci sono rimasti da vivere nella nostra vita,
quanti giorni, quante ore, quanti minuti, quanti secondi ci sono rimasti. E costantemente finiscono, quanti minuti, quanti secondi voi avete, costantemente finiscono, velocissimi, finiscono minuto dopo minuto, wow, finiscono velocissimi. E di questi quanti ce ne sono rimasti? Non sappiamo quanti ce ne sono rimasti. Anche se voi non fate qualche cosa, se voi non generate bodhicitta, anche se non realizziamo, ma perlomeno avere la bodhicitta con sforzo, la preparazione per realizzare bodhicitta. Dobbiamo cercare di metterci, impegnarci, sforzarci a generare la mente che si trasformi in bodhicitta con sforzo, con impegno, pensando ai benefici del prendersi cura degli altri, gli svantaggi dell'attitudine autogratificante, i benefici e la gentilezza degli altri esseri senzienti. È la cosa migliore, è la base della grande amorevole gentilezza, della grande compassione. Per cui, vedete, sulle basi appunto di amorevole gentilezza e grande compassione, perlomeno bisogna cercare di progredire, far progredire la propria mente il più possibile, il più vicino possibile a bodhicitta, di avvicinarci il più possibile a bodhicitta. Per esempio, questa mattina ho letto, cosa ho detto? Ho chiesto a Christian di leggere quando vi sedete, di leggere, di avere sempre un'attitudine di bodhicitta quando camminate, quando uscite e quando fate le varie attività. Ricordarvi di bodhicitta, dedicare tutto quello che si fa per gli esseri senzienti. Se voi avete veramente la vera realizzazione di bodhicitta, è così. Ogni cosa, è completamente dedicata agli altri. Qualsiasi cosa uno faccia è completamente dedicata per gli esseri senzienti. Quindi ora, adesso, noi, particolarmente noi che non abbiamo effettiva realizzazione di bodhicitta, abbiamo questa attitudine autogratificante molto forte, allora in questo modo, in relazione alle nostre attività, nella nostra vita quotidiana, dobbiamo ricordarci di bodhicitta. Per esempio, dopo che siete seduti, adesso che sono seduto qua, porto tutti quanti gli esseri senzienti all'illuminazione, allo stato di Buddha. E poi, mentre uscite, per esempio, quando vi alzate in piedi, liberate gli esseri senzienti, dovrete liberare gli esseri senzienti dalla sofferenza. Mentre entrate, quando uscite, pensate, appena chiudete la porta, potete pensare, chiudo la porta, libero gli esseri senzienti dal samsara. Mentre passate attraverso la porta, pensate di portare gli esseri senzienti fuori da samsara. E quando entrate, pensate di entrare e portiamo gli esseri senzienti alla liberazione, all'illuminazione,
In questo modo, ogni azione che voi fate, il più possibile, cercate di dedicarla per gli esseri senzienti, così. E così accumulate ogni volta che voi dedicate le attività per gli esseri senzienti, allora i meriti sono incredibili. Come i granelli di polvere che ci sono su questa terra sono illimitati, oppure quanto è illimitato, quanto lo spazio è infinito, è molto di più di quello. Dipende naturalmente da quello che vi viene da pensare, comunque qualcosa di illimitato. Come ho menzionato, ogni volta che voi generate bodhicitta, ogni volta che si genera bodhicitta, ogni volta quando generiamo bodhicitta, mettendo le mani giunte al cuore, ogni volta che pensate, possa io ottenere la totale cessazione delle oscurazioni e completamento di tutte le realizzazioni per poter beneficiare gli esseri senzienti, gli esseri trasmigratori, per beneficiarli. Questo vuol dire liberarli dall'oceano di sofferenza e samsara e di condurli allo stato di Buddha. Per poterli beneficiare, pensiamo in questo modo. E è detto, così accumulate, se potessero materializzare questi meriti, accumulate molto più meriti della vastità dello spazio. E questa offerta, questa pratica è molto più grande, è più speciale, è molto più grande che di prima del campo dei meriti di Buddha, nel campo dei meriti di Buddha, del campo dei meriti riempito di gioielli. Riempito di gioielli, anche più del gioiello che esaudisce i desideri. Quanti campi di Buddha? Tanti quanti sono i granelli di sabbia dell'Oceano Pacifico. All'inizio avevo detto del fiume Ganga, però in accordo, secondo agli appunti di Khyabjit Bonka Rinpoche, quando lui stava ricevendo gli insegnamenti del Bodhisattva Charyavatara da Dakpo Rinpoche, si parlava dei benefici di Bodhicitta, e quando parla dei benefici di Bodhicitta, tanti quanti sono i granelli di sabbia dell'Oceano Pacifico. È detto così, e quindi se fossero materializzati sarebbero molti più illimitati, molti di più del cielo illimitato, molto più di quello, molto di più dello spazio infinito. E quindi è detto, non c'è limite. I benefici di Bodhicitta, se potessero materializzare, non ci sarebbero limiti. Se si materializzano, sono molti di più del cielo. Questa Bodhicitta, questa pratica di Bodhicitta, è molto, ma molto più speciale, molto più alta delle offerte precedenti, di tutte quelle offerte.
e poi i benefici sono illimitati, anche se il Buddha potesse spiegare, se ci mettesse eoni per spiegare i benefici di bodhicitta, anche in infiniti eoni non riuscirebbe mai a terminare di parlare dei benefici di bodhicitta. Se voi generate la motivazione di bodhicitta per ottenere l'illuminazione per il beneficio di tutti quanti gli esseri trasmigratori, offrite una candela o una lampada al burro, fate un'offerta di luce. Allora, vedete, voi fate l'offerta di luce. Fate l'offerta di luce per beneficiare gli innumerevoli esseri senzienti. Non ha importanza per quanto sia piccola, anche come le luci di Natale, piccoline, queste luci piccole di Natale, le luci di Natale, che anche soltanto una sola, accendete con bodhicitta, offrite questa luce, anche solo una piccolissima luce, e la dedicate per gli innumerevoli esseri senzienti, per gli innumerevoli esseri degli inferni, per gli innumerevoli spiriti finali, per gli innumerevoli animali, per gli innumerevoli esseri umani, per gli innumerevoli sura, asura, per gli innumerevoli esseri degli stati, dello stato intermedio. E quindi, vedete, così in questo modo accumulate i meriti. Accumulate i meriti, innumerevoli meriti accumulate, se li dedicate per innumerevoli esseri senzienti, allora avete accumulato innumerevoli meriti, capite? Quindi generando bodhicitta per ottenere l'illuminazione per voi, per ottenere l'illuminazione per beneficiare tutti quanti gli esseri trasmigratori, allora recitate anche soltanto una volta, recitate Om Mani Padme Hum anche soltanto una volta, allora ottenete incredibili meriti, innumerevoli meriti, perché voi recitate per il beneficio degli esseri senzienti, quindi così avete innumerevoli meriti che accumulate. Nel momento che gli esseri senzienti sono innumerevoli, allora accumulate innumerevoli meriti, quindi voi offrite un bastoncino di incenso con la motivazione di bodhicitta al campo dei meriti, Buddha Dharma Sangha, al Guru Buddha Dharma Sangha, e quindi generando bodhicitta voi offrite un incenso, accumulate infiniti innumerevoli meriti, buon karma per innumerevoli meriti. Quindi mentre voi offrite un bastoncino di incenso per gli innumerevoli esseri senzienti, per il beneficio degli innumerevoli esseri senzienti, se voi con una motivazione di bodhicitta, se voi recitate lodi alle 21 tare, allora incumulate infiniti meriti innumerevoli, perché lo fate per innumerevoli esseri senzienti, lo recitate per quello, e quindi qualsiasi preghiera voi facciate con la motivazione di bodhicitta all'inizio, qualsiasi preghiera si faccia con la motivazione di bodhicitta all'inizio e la dedicate per gli esseri senzienti,
Allora, si accumulano infiniti meriti, ogni preghiera che si fa si accumula infiniti meriti, proprio lì, in quel momento. Dovete sapere queste cose qua. Quindi poi, per esempio, quando voi andate a fare circonvolazioni degli oggetti sacri, per esempio questo stupa, andate intorno a questo stupa e tutti quanti gli oggetti sacri che ci sono all'interno, e all'inizio generate bodhicitta, possa ottenere la completa illuminazione per poter essere di beneficio per tutti quanti gli agenti trasmigratori, per tutti quanti gli esseri senzienti, e quindi ogni passo che voi fate intorno allo stupa, per esempio, qualsiasi, ogni passo, dopo che uno ha generato bodhicitta, uno che ha generato bodhicitta per circumambulare, per esempio, allora ogni passo che fate, con ogni passo accumulate innumerevoli meriti. Con ogni passo accumulate infiniti meriti. Gli esseri senzienti sono innumerevoli, per i quali li dedichiamo, per ogni passo che facciamo accumuliamo infiniti meriti, così. Per esempio, sto usando costruire questo stupa, lo prendo questo come esempio. Al mattino voi generate la motivazione di bodhicitta prima di cominciare a lavorare, di lavorare per lo stupa, e generate la motivazione, posso io ottenere illuminazione per poter essere di beneficio per tutti quanti gli esseri trasmigratori. E quindi, per renderlo più breve, no? In breve, potete pensare anche di più, ovviamente, in un modo più elaborato, potete già. Anche questo. Per cui il vostro lavoro di lavorare per lo stupa, per esempio, è dedicato per gli esseri senzienti, per tutti quanti. Quindi questo vuol dire per tutti, ogni animale, per ogni animale che vedete qua intorno, per ogni insetto, quegli insetti che vedete qua intorno, per loro, per ogni animale, non soltanto questo universo, ma ci sono anche degli altri universi dove ci sono animali, per tutti gli animali, non soltanto in questo mondo, ma anche negli altri universi, sono compresi anche quelli, gli esseri infernali, gli spiriti famelici, gli animali, non soltanto in questo mondo, ci sono innumerevoli universi, non è soltanto una cosa che è scritta nei testi, ma è proprio una cosa scientifica, e a tutti quanti gli esseri senzienti di tutti quanti gli universi, per tutti quanti gli inferni, gli esseri, gli spiriti famelici, gli animali, Sura, esseri umani, tutti quanti gli esseri di tutti quanti gli universi, che nessuno viene lasciato fuori quando generate modicità, nessun essere viene lasciato fuori. Non dovete lavorare come si lavora per lo stupa, per esempio.
per ottenere l'illuminazione per il beneficio degli esseri trasmigratori, per tutti quanti gli esseri trasmigratori, per tutti quanti, per, lavorate per tutti quanti, dedicate il vostro lavoro per ognuno di loro, fate tutto quanto per loro, per liberarli dall'oceano di sofferenza e samsara e di condurre allo stato di Buddha. E quindi vedete, cominciate con quello, e poi se ogni momento, ogni movimento che voi fate, ogni movimento che fate, ogni tipo di attività che voi facciate, perché è necessaria per costruire lo stupa, ogni movimento ha innumerevoli meriti che voi accumulate. Con ogni movimento accumulate infiniti, limitati meriti e senza fine, innumerevoli, ogni momento, ogni movimento. Fatto all'inizio con quella motivazione. Quindi tutto il giorno, potete immaginare, riuscite a immaginare, quello è un esempio molto interessante, un esempio interessante. Quindi qualsiasi tipo di lavoro uno faccia, lavorate per il Sangha, lavorate per il monastero, qui lavorate per il corso, naturalmente qua le persone che stanno facendo il corso, naturalmente stanno, che lavorano, quelli che lavorano per l'illuminazione, per gli esseri senzienti, per ottenere l'illuminazione per gli esseri senzienti, si lavora per quello, mangiano per quello, dormono per quello, fanno preghiere per quello, fanno prostrazioni per quello. Ogni ora di preghiera, ogni meditazione, lo si fa per quello. E quindi esempio, uso questo semplicemente come esempio, però dovete prendere altri esempi naturalmente per il corso. Per esempio, se voi fate per il corso, andate a fare la spesa, per esempio, andate a fare la spesa, quello è un esempio, generate bodhicitta prima di andare. Quindi generate bodhicitta prima di andare. E poi, così, ogni passo, come ho detto prima, ho detto per lo stupa, no? Ogni passo che voi fate verso il negozio, o che si fa a fare la spesa per comprare il cibo, qualsiasi tipo di attività uno faccia, per esempio per le persone che stanno facendo il corso, o le persone che sono dentro al centro, le persone che lavorano per le persone del centro, vedete, per ogni
ogni lavoro che voi fate, andare a fare la spesa, tornare indietro, qualsiasi tipo di attività uno faccia, anche guidare la macchina, qualsiasi tipo di attività, ogni minuto, ogni secondo, accumulate innumerevoli meriti, se è fatto con quella motivazione. È veramente straordinario. E quindi noi non abbiamo, io per esempio non ho questo bodhicitta senza sforzo, per cui è veramente utile avere questo libro, che queste frasi che sono state lette da Christian riguardo al buon cuore, alla generazione di bodhicitta. E quindi qualsiasi cosa generare la motivazione di bodhicitta, qualsiasi cosa uno faccia, dove sia dedicato per gli esseri senzienti, allora tutto il giorno con la parola voi accumulate innumerevoli meriti, moltissime volte al giorno, con il corpo accumulate tantissimi, e durante il giorno per la mente accumulate innumerevoli meriti. In una giornata, in quella giornata, potete immaginare, dovete pensare in questo modo, dovete rallegrarvi di questo. In questo modo allora renderete la vostra vita molto significativa, rendete la vostra vita la più felice, la più significativa, la maggior beneficio per ogni essere senziente, per tutti gli esseri senzienti, per ogni singolo essere senziente. La vita del maggior beneficio possibile, perché voi beneficiate, voi lavorate per ogni singolo essere senziente con il vostro corpo, con la vostra parola e con la vostra mente, e quindi in questo modo create così la vita più significativa e la più felice, è la vita più felice, e diventa del maggior beneficio possibile. E quindi così, ci sono tante cose di cui rallegrarsi, e quindi ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni secondo, la vostra vita, ogni minuto, ogni secondo diventa soddisfa. Ogni secondo della vostra resistenza, la vostra vita diventa, la vostra vita è di grande soddisfazione, ogni secondo della vostra vita diventa un portare a completamento, soddisfa i bisogni di ogni essere senziente per liberarli dall'oceano di sofferenza samsara e per condurli allo stato di Buddha. Wow, incredibile, straordinario. E quindi in questo modo, così io ho sentito questa è una cosa per combo di cinta.
esempio, per quale motivo io parlo così tanto di bodhicitta, perché enfatizzo questo? Ma dovete capire, vedete, anche come abbiamo già menzionato riguardo al guru, ok? Ho già menzionato riguardo al guru, l'importanza del guru, come importanza, da diversi giorni ho parlato di questo. Vedete, il soddisfare i desideri del guru e portare a termine i consigli del guru, seguire i consigli del guru. Per quello, servire il guru, per esempio andare a fare la spesa per il guru con quella motivazione, con quello scopo, andate a fare la spesa. Ogni passo che voi fate è il metodo più elevato per accumulare meriti ed è la più grande purificazione. Ogni karma negativo accumulato da rinascita stessa inizio e poi si torna a casa, qualsiasi anche il vostro viaggiare, il vostro viaggio che porta che segue, offre servizio al guru seguendo i consigli del guru o cerca di soddisfare i desideri del guru, qualsiasi viaggio uno faccia per, come appunto ho detto, come fare il ritiro, per esempio il mantra Om Mani Padme Hum, ogni volta che recitate questo mantra con quello scopo, recitate il mantra Om Mani Padme Hum, sia che siete a ritiro, sia che siete a ritiro oppure nella vita quotidiana, allora, ogni mantra accumulate infiniti meriti e la più forte purificazione. La più grande purificazione è l'ottenimento dei più alti meriti e questo diventate così velocemente vi avvicinate sempre di più all'illuminazione, andate verso l'illuminazione, voi andate all'illuminazione. Attimo dopo attimo, secondo dopo secondo, recitando ogni mantra, vi avvicinate all'illuminazione, andate all'illuminazione. Questo è un esempio. Quindi dovete veramente pensare a questa cosa, dovete vedere. Qualsiasi altro tipo di attività voi fate dovete relazionarla a questa motivazione. Ogni giorno voi dovete accumulare i più alti meriti con questa motivazione e i più grandi, e diventa la purificazione più profonda dal karma negativo e delle oscurazioni accumulate da tempo senza inizio, e anche giorno dopo giorno, ora dopo ora, minuto dopo minuto, vi avvicinate sempre di più all'illuminazione. Dovete conoscere questo, dovete sapere questo, dovete sapere come avere questo tipo di consapevolezza costante e riconoscere questo. E anche nel riconoscere questo, allora dovete rallegrarvi e quindi godere della propria vita. Quindi vedete, non c'è tempo per deprimersi, non c'è spazio per la depressione, neanche un minuto, non c'è tempo per la depressione, solo rallegrarsi della propria vita, c'è soltanto da rallegrarsi della propria esistenza. Quello naturalmente è in relazione al guru, ok? Ecco, scusate, sto parlando ancora di questo. Comunque prima di questo c'è bodhicitta, prima stavo parlando di bodhicitta, ok? Quindi adesso stavo recitando il sutra del cuore oggi, ma poi non l'abbiamo fatto
prima degli insegnamenti, io volevo recitare sotto del cuore prima degli insegnamenti, però non è successo. Volevo menzionare oggi che ho menzionato abbastanza volte che prendersi cura anche soltanto di un essere senziente questa parte non l'ho finita. Ah. Se qualcuno vi dice come stai, se qualcuno vi chiede come stai, se uno sta predicando bodhicitta, anche se non avete la realizzazione, però cercate di praticare bodhicitta, avete bodhicitta con sforzo, allora avete la soddisfazione nella vita, non soltanto la soddisfazione, ma avete il completamento. Voi fate la cosa. La cosa più bene, di maggior beneficio, il compimento, la cosa che di maggior beneficio, la vita più felice per ogni essere senziente, per ogni essere senziente, portate a termine il compimento dei bisogni degli esseri senzienti e create così la vita più felice. Quella è la vita più felice. In questo modo non c'è assolutamente nessun tipo di pentimento, non c'è pentimento al momento della morte, non c'è rimorso al momento della morte, perché la vostra mente è piena di felicità, è proprio come il sole splendente nella vita, nel mondo, che elimina completamente tutta l'oscurità. Quando il sole brilla, elimina tutta l'oscurità e la vostra mente sarà così. Ogni giorno, ogni ora, ogni secondo, perché vi avvicinate sempre di più all'illuminazione. Per gli esseri senzienti, per liberarli dall'oceano di sofferenza e samsara e di condurre allo stato di Buddha, la felicità incomparabile dello stato di Buddha. E quindi, vedete, così, in questo modo. Che è la radice del samsara, l'ignoranza di afferrarsi all'io come veramente esistente, tutto come esistente dalla sua parte esistente di per se stesso, e vi sembra vero, vero io, anche se non esiste così, questa per sua natura in linguaggio ordinario, è come se questa, a causa di questa ignoranza, l'io appare in questo modo alla mente allucinata, e quindi
quindi la mente crede a questa apparenza e completamente si affida a questo io, a questo vero io. Si affida a questo vero io come vero e si affida a questo io completamente a quel momento. In quel momento qualsiasi cosa, se andiamo in un modo più sottile, viene etichettato dalla mente, però etichettato non è meramente etichettato dalla mente. E quindi c'è qualche cosa, c'è un qualcosa lì dalla sua parte, sembra che c'è qualche cosa lì dalla sua parte. E si crede in quello, e questa è l'ignoranza che è la radice del samsara, è la radice del vostro samsara. L'ignoranza è la vostra radice del samsara, è la radice del vostro samsara. A quel momento voi create la radice del samsara, in quel momento create le radici del samsara. E create la radice, voi create le radici del samsara e da quello create il vostro samsara. Sempre continuamente. Anche se voi praticate, anche se voi praticate lo Dzogchen, se praticate Dzogchen o Dzorim, lo stato del completamento del Tantra, lo stato del completamento del Tantra più elevato, il Manutara Yoga Tantra, Dzogchen, anche se voi praticate il Tantra, il Chiere, nello stadio di generazione. Comunque, però con questa ignoranza, però con questa ignoranza, questa ignoranza, quindi afferrarsi alla vera esistenza. Pensando che sia veramente esistente e quindi affidarsi a quello, allora quello non diventa il rimedio al samsara. Quello non diventa un rimedio alla radice del samsara. L'ignoranza, quell'ignoranza che si afferra agli aggregati come esistenti intrinsecamente, come reali. Quindi affidandosi a quello, quello non diventa un rimedio neanche alla radice del samsara, che è l'ignoranza. E quindi qualsiasi uno, se uno pratica il Manuttara Yoga Tantra più elevato, appunto il Tantra più elevato, anche se praticate tanto più, diventa causa del samsara. Non solo questo. Quindi vedete? Ciò che taglia la radice del samsara è esattamente l'opposto, è esattamente l'opposto di quell'ignoranza. È esattamente l'opposto di quell'ignoranza. Il modo di pensare.
realizzare. Che il vero io che non c'è assolutamente, non c'è neanche un atomo di vero io che esista dalla sua parte. Non c'è una tale esistenza, non c'è una tale cosa come reale, io reale, neanche della misura di un atomo, della grandezza di un atomo, neanche della grandezza di un atomo. Non esiste assolutamente, non esiste. E vedere. Siccome l'io esiste, come solo come nome, vedendo questo, che l'io non esiste assolutamente come, vedendo questo, non vedete, quando vedete questo, esiste solo come nome, meramente etichettato alla mente. Quindi unifichiamo così la vacuità e che esiste come mero nome e la vacuità e l'esistenza come mero nome sono unificati uno con l'altro e non c'è assolutamente modo diverso di esistere, non c'è modo che la vacuità dell'io non può esistere senza essere originato dipendentemente, non riso tibetano, ma no, non Tibetan rice, ma dependent arising. No, non può esistere senza essere unificato alla vacuità. L'io non può, l'io originato dipendentemente non può esistere senza essere unificato alla vacuità. Quindi l'origine dipendente, ovvero che esiste come mero nome, non c'è modo che possa esistere senza essere unificato alla vacuità. Quindi la vacuità che voi dovete realizzare è la visione di Prasangika, non quelle delle scuole precedenti. Le altre scuole aiutano ad arrivare alla comprensione e sono utili per arrivare alla comprensione, perché aiutano ad avere, a rendere più chiara la visione madhyamika Prasangika. Aiutano a realizzare la visione Prasangika, per renderla più chiara, però è soltanto la visione Prasangika che dovete realizzare, che è solo quella che elimina la radice del samsara, è esattamente opposta all'ignoranza, che è esattamente opposta all'ignoranza.
così. Allora, quindi, quando voi vedete le cose che esistono come l'io e così via, che esistono come, solo come mero nome, meramente etichettate la mente. Questo vuol dire che esiste, che è vuoto dall'esistere dalla sua parte. E quindi quello aiuta non ci sono le basi, non c'è la base. Non c'è base. Che l'io, l'oggetto del samsara, non c'è la base, che l'io o gli oggetti. Qualcosa che sia bello al quale essere attratti, non c'è base, non ci sono le basi, non ci sono le basi. Non ci sono le basi della vera esistenza, dell'apparenza, della vera apparenza. Dell'apparenza veramente esistente, dell'apparenza veramente esistente, come ho menzionato anche, appena l'io è meramente etichettato, appena si riconosce che l'io è meramente etichettato, che è solo nome, che l'io è solo etichettato con quel tipo di consapevolezza, con quel tipo di attenzione e consapevolezza, con quel tipo di consapevolezza nel primo secondo, appunto l'attenzione, la consapevolezza dell'origine dipendente, allora vedete, questo interrompe, ferma. Se riuscite a fare questo, questo interrompe la vostra ignoranza, le impronte mentali negative lasciate sulla mente che hanno ornato questa proiezione della vera esistenza del vero io, quello vero sul l'io meramente etichettato. Questo io viene che viene praticamente viene ornato sul l'io meramente etichettato, questa vera esistenza, questo vero io. Quindi aiuta affinché questo non succeda. E quindi quello che l'ignoranza, le impronte mentali negative ornano e decorano questo io meramente etichettato
come veramente esistente, questo io che non c'è, quindi non c'è la base per far sorgere l'attaccamento, non c'è la base perché sorga l'attaccamento, non ci sono le basi per generare rancore, non c'è la base per far sorgere l'ignoranza, l'attaccamento e la rabbia. Quello che voi vedete è ciò che è meramente etichettato dalla mente, che è quindi che è completamente vuoto dall'esistere della sua parte. E quindi ho semplicemente detto questo, ho detto, leggo qua quello che dice che ha scritto la Mason K, poi dopo mi fermo. Leggo una citazione di la Mason K, quello che ha detto la Mason K dall'Amrin Gemmo. È molto importante. Nella natura esagerata dall'ignoranza, nella natura dell'esagerazione dell'ignoranza, allora questo si esagerano i particolari, in particolare le differenze come di bellezza e di bruttezza. Cioè, no, si esagerano le differenze di bellezza e bruttezza e così via. Questo è il secondo immediatamente successivo. E quindi sorgono l'attaccamento e l'ignoranza. E quindi da quello attaccamento e rabbia sorgono e così via. Quindi da quello sorgono attaccamento e rabbia e così via. Dalle esagerazioni dovete avere chiaro questo. Quindi fino all'attaccamento e la rabbia, loro apprendono il loro modo di apprendere gli oggetti prima che questi sorgessero, bello o brutto, il modo di apprendere questi oggetti, bello o brutto, e così via, appaiono come veramente brutti, come veramente belli, non meramente etichettati il vero brutto, veramente bello, e non meramente etichettato brutto, meramente etichettato bello. Quindi questo attaccamento e rabbia sono esattamente il loro modo di apprendere gli oggetti e i fenomeni o le situazioni. Può essere eliminato, il modo di apprendere i fenomeni può essere eliminato, il modo scorretto di apprendere i fenomeni può essere eliminato, il modo di apprendere il vero, il vero brutto, questi pensieri negativi dell'attaccamento e della rabbia possono essere eliminati dalla logica, con la logica, con un'analisi logica, con le ragioni logiche, con le ragioni logiche possono essere eliminate. Provando che sono
pensieri scorretti, che sono pensieri sbagliati, e quindi ci sono delle chiarificazioni nel commentario, nelle 400 stanze di Ayadeva. Quindi prendendo la citazione dal commentario delle 400 stanze composto dal Pandita Dinalanda Ariadeva, l'attaccamento e così via, la rabbia, nella natura, solo sono della natura dei fenomeni, nella natura solo Conar vuol dire solo la natura dei fenomeni. Sempre viene esagerata dall'ignoranza. E a causa di questa esagerazione, di queste esagerazioni, bello e brutto e così via, non ci sono differenze, non ci sono differenze dall'ignoranza. Indipendenza dell'ignoranza. L'ignoranza è il principale. L'ignoranza è l'aspetto principale. Quindi il rancore, la rabbia non sono separati dall'ignoranza. Non sono diversi dall'ignoranza. E loro dipendono soltanto dall'ignoranza. L'ignoranza è la parte principale. Questa è la citazione, ok? Qua mi fermo qua. E poi volevo dire che... come si chiama l'abate? Qual è il nome dell'abate?
il venerabile Fargon, l'abate del monastero che viene dalla Cina. Quanti siete venuti? Venti e mezzo. Ma sto scherzando. Hanno avuto delle grandi difficoltà per avere il visto dalla Cina e quindi con tante difficoltà sono stati capaci di venire fino a qua e quindi spero che sia utile in qualche modo al vostro viaggio qua, di essere venuti qua. E siete venuti fino a qua in Australia, naturalmente potete vedere l'Australia. E che voi abbiate un modo di pensare che sia significativo, che abbiate delle cose significative, che sia utile il vostro viaggio qua perché possa di essere di beneficio per gli esseri senzienti e per ottenere l'illuminazione, che sia utile per questo, per il vostro ottenimento dell'illuminazione. Grazie tantissimo di essere venuti qua. Causa di tutti quanti i meriti passati, presenti, futuro comune da me, da tutti quanti innumerevoli esseri sentienti, innumerevoli Buddha che esistono come mero nome, possa l'io che esiste come mero nome. Ottenere lo stato di Buddha che esiste come mero nome, condurre tutti quanti gli esseri senzienti a esistono solo come nome. A quello stato di Buddha che esiste solo come nome, completamente da solo,
che esisto solo come nome. Ciò son coe le monto giù, pada so duge, gonjuta vse, en giù.